tecniche atletiche non mi sembra sia il caso di discutere, stiamo parlando di uno dei primi due o tre nel ruolo. Il pallone recuperato dalla difesa degli Houston Rockets, 4 contro 2, spezza Franz. Secondo tempo, inclusi gli ultimi 14 punti della squadra. Siamo all'onnipotenza o quasi. Qui vedete le sue statistiche che come al solito ti arrivano come una coltellata, nel senso che soprattutto... E per J-Lo siamo dall'altra parte con Glenn Rice, meccanica di tiro sempre entusiasmante, e il rimbalzo ovviamente lo prende Francis, come... che dall'alto dei suoi 2,10 m, 2,12 m non può non prendere 8-9 rimbalzi. Sarà la totale differenza, però non prendete quello che vediamo stasera come oro colato, siamo ancora veramente in fase... Un po' più su anche di Taylor, che è sempre quello che nell'azione precedente se l'era cavata così. Beh, abbiamo visto l'azione, fosse un tecnico per come erano messi difensivamente, mi sembra una zona abbastanza intelligente a prendere i luoghi dove la difesa non c'è, molto concentrata sul duo Marbury Hardaway. Scarico alla McGrady, che adesso fisicamente non è più quel giocatore, però come vedete sa sempre dire la sua, specie in un contesto con movenze da esterno e statura invece da lungo. Popovic mi ha raccontato recentemente che Baron Davis è la peggior persona che lui abbia mai incontrato. È positivo come il nostro, tendenzialmente negativo come quello di tanti osservatori, anche addetti ai lavori della... Parlando di giocatori, bensì ormai di geni della pallacanestro che vivono in un altro... Solo questa giocata vi dice di che uomo stiamo parlando. Guardate che salto! Ma non può andargliela a prendere. Saltare anche due o tre volte nello stesso salto. Oh, anche io ho avuto quell'impressione a suo tempo e secondo me è il giocatore più bello da vedere per la storia del Mar. Una gestione rivoltante direi dell'ultimo tiro, perché aveva tutto il tempo che voleva. Che Hawkins recupera e poi butta via la palla con un passaggio bruttissimo. Peggio quello di Gugliotta, che aveva fatto un bel recupero, contro recupero per Steve Francis che vola. A Long Beach State nel 96 con Lucius Harris e Brian Russell, sempre stato un grandissimo difensore, uno che era un classico all camp day clean sensata. E Hawkins dice dedico questa, secondo me, ed è proprio molto molto simile a Stademeyer per mille motivi. Francis fa su una palla estremamente interessante e attivo, va a rimbalzo, guardate come poi decide di cambiare la posizione del corpo in aria e ha le mani per concludere. Livello di capelli bianchi a Tex Winter, che era capo allenatore di quei San Diego Rock. Il blocco di Cattino Mobley, poi anche quello di Kenny Thomas per Griffin, che va a giocare il pick and roll. Arriva per Francis, che attacca Marbury, non va nessuno, il tiro di Griffin sulla sirena è sbagliato.